Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Mi ricordo sempre di iscrivermi, di attivare la campanella per ricevere le novità sui miei video e mi fa molto piacere chiaramente ricevere commenti ed è la vostra presenza è sempre uno stimolo per continuare. In uno dei miei ultimi blog ho parlato di una molecola conosciuta, troviamo tantissimo scritto sul web, però come andrologo mi sento in dovere anch'io di nominarla, il clomifene, nome commerciale qui in Italia Clomid, il clomifene citrato. Cos'è? È un SERM. Conosciamo forse tutti adesso i SARM, no? I modulatori selettivi dei recettori androgenici, legati un po' a un discorso anche anabolico, forse i nuovi farmaci anabolizzanti, il nuovo testosterone, per dirla in maniera molto, molto larga e chiaramente non dettagliata. SARM di cui ho parlato in qualche video, ne parleremo sicuramente in futuro. I SERM sono i modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni. Noi abbiamo nei nostri organi recettori per il testosterone e abbiamo recettori per gli estrogeni. Questo anche a livello ipofisario. Cosa succede? L'ipofisi è un po' una centralina, riceve ordini dall'ipotalamo, ma distribuisce poi essa stessa ordini, ad esempio per quanto riguarda il mio lavoro, a livello testicolare. L'attività dell'ipofisi e del suo direttore dell'ipotalamo è chiaramente, come posso dire, modulata dalla presenza in circolo degli ormoni che il testicolo produce. Il testicolo produce ad esempio il testosterone, quindi se c'è troppo testosterone, l'ipofisi, su ordine dell'ipotalamo, diminuisce lo stimolo testicolare, cioè gli dice guarda, c'è molto testosterone in circolo, è inutile che produci troppo e riduci la tua attività. E questo chiaramente è un sistema di controllo, un cosiddetto feedback, no? Negativo, che spesso vede ad esempio l'azzeramento dell'attività testicolare nell'uomo che utilizza testosterone a scopi anabolici. Il testosterone viene convertito in estrogeno e l'estrogeno chiaramente agisce come il testosterone con un feedback negativo sull'ipofisi e sull'ipotalamo. Allora succede che talvolta appunto il testicolo sia in una condizione di scarsa attività. Cosa possiamo fare quindi? Possiamo ingannare l'ipofisi facendogli credere che ci sono ancor più ridotti livelli di testosterone e estrogeni in circolo. Andiamo a bloccare i recettori per gli estrogeni. Gli estrogeni quindi non hanno più la possibilità di dire all'ipofisi guarda che ci siamo, non lavorare. E quindi bloccando questi recettori noi diamo modo all'ipofisi di continuare a produrre in maniera interessante LH ed FSH. L'LH stimola le cellule dell'Leydig a produrre testosterone, l'FSH agisce sulla spermatogenesi, sulle cellule del Sertoli. E quindi ecco che una terapia con clomifene in condizioni di ipogonadismo, ossia ridotta attività testicolare di tipo primitivo, o nell'uomo che ha utilizzato farmaci a scopo anche sportivo in un doping che ha portato un po' a un azzeramento dell'attività testicolare, l'utilizzo del clomifene è sicuramente molto molto utile e interessante. In più trova applicazione nel mio lavoro in quella che è una terapia anti-age. Nell'uomo che inizia ad avere bassi livelli di testosterone e inizia ad accennare a quella sindrome non da tutti accettata come nome di andropausa, ecco che l'uso dei SERM come clomifene o il tamoxifene, di cui parleremo in un altro video, possono sicuramente aumentare la produzione endogena, cioè del nostro testicolo, del testosterone. Quindi diciamo come se fossimo in equitazione, non sostituiamo il cavallo, ma cambiamo il fantino. Quindi il nostro testicolo rimane lo stesso, nel senso non viene inibito, ma anzi viene stimolato da questa molecola senza introdurre inizialmente testosterone dall'esterno, che bloccherebbe, come abbiamo già detto, la produzione del nostro testicolo. Quindi un'alternativa intelligente alla terapia sostitutiva o invece un valido aiuto quando dobbiamo riattivare un testicolo che per vari motivi ha ridotto la propria attività. Con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata a tutti.